con il contrammiraglio Piero Fabrizi, vicepresidente nazionale della Lega Navale Italiana, presso questo splendido polo scolastico di Amatrice, in una giornata che ci piace definire epica, sì, l'attivazione di un laboratorio nautico. E oggi la Lega Navale Italiana dona agli studenti della scuola gli strumenti per attivare questa progettualità che nel lago di Scandarello vedrà il suo luogo privilegiato. Una bella giornata, un segnale importante dalla Lega Navale Italiana. Una bella giornata, ma soprattutto un augurio che per la città di Amatrice, per tutte le città terremotate, che presto effettivamente il sole risplenda sulle loro case definitive, sulla ricostruzione di questo territorio veramente martoriato. È inutile che ripercorro la storia, la conosciamo tutti. Perché la Lega Navale in montagna? La Lega Navale, anche se si dice Lega Navale Italiana e si pensa mettiamo alla vela solo per il mare, ma la vela non è solo sul mare, è anche sulle acque interne e su laghi. Quindi quella che è la nostra primaria missione su cui è nata la Lega Navale, che è quella di propagandare la cultura del mare, per questo mare si intende acque interne e laghi. In più, come tutti gli italiani, anche i nostri soci, noi stessi siamo stati colpiti da ciò che è successo e abbiamo voluto dare un segno tangibile della nostra solidarietà e un, proprio perché rivolto verso i ragazzi, un sprone a vedere il futuro con occhi più tranquilli, con più fiducia e con più interesse. Siamo convinti che la vela, come tutti quanti gli sport nautici, e nautici quindi da tutte le parti li possiamo effettuare, sono quell'elemento di coesione tra territorio e noi stessi che ci portano ad amare quel territorio, ad amare l'acqua come fonte principale della nostra vita. Un messaggio forte e vero di speranza nel segno di nostra madre acqua. Questo vuol significare questa giornata. Una domanda solo apparentemente leggera: come ha scoperto lei, giovanissimo, questo mondo e come si è avvicinato con questa passione che respiriamo dalle sue parole a questo impegno? Allora, io devo dire che sono un caso anomalo, nel senso sono nato a Roma, vissuto a Roma, è vero con Ostia a 20 km, ma in tempi in cui per andare a Ostia bisognava prendere il treno degli Exodus, quindi difficilmente andavo al mare. Le dico, quando sono entrato in Accademia non sapevo neanche nuotare. È stata una scelta, diciamo, di da giovane proprio, quelle passioni che vengono prese senza conoscere, che ti prendono senza conoscere effettivamente che cosa c'è dietro quella vita là. E devo dire che dal momento in cui ho messo piede su una nave, veramente ho fatto la mia considerazione, la mia scelta non poteva essere più che appropriata in questo senso qua, perché il mare ti avvicina alla natura, il mare è un qualcosa che devi amare e ti porta ad amarlo, rispettare, ma in tutti i sensi, sia perché oggi è buono e domani può essere cattivo, ma rispettare perché, come dicevo prima, è la fonte prima della vita dell'uomo e quindi alla fine temere anche, e quindi è un rispetto, timore che deve essere nell'animo di chiunque va per mare. E sulla scia di queste significative parole, cosa le verrebbe da dire ai giovani di questa scuola, ma ai giovani che in qualche modo vogliano, possano scoprire nuove frontiere nel segno dell'acqua? E nel segno dell'acqua il giovane che riesce ed ha la volontà di andare per mare è l'unico elemento della terra che ti dà l'idea dell'infinito, perché siamo a terra e siamo limitati, vediamo sempre delle barriere più o meno lontane,
si va per mare, il momento in cui si è lontani dalla costa, si vede un circolo azzurro, possibilmente ci auguriamo sempre che sia calmo, e comunque si ha proprio la percezione dell'infinito, del mare con il cielo. Ed sono delle sensazioni che a parole è difficile poter vedere un tramonto sul mare, stando in pieno alto mare, o vederlo da terra, sono due cose completamente diverse e danno due sensazioni completamente diverse. E chiudiamo con un'immagine, una fotografia che lei metterebbe in copertina di una sua personale autobiografia di passioni esistenziali. Un tramonto. Dice, perché il tramonto e non il sorgere? Perché il tramonto segna una fine, però è quello che ha i colori più forti, che più suscita sentimenti. È il momento che io parlo da marinaio, in cui al sorgere noi facciamo l'alzabandiere quando siamo per mare, non sempre. Al tramonto ci riuniamo tutti quanti sul ponte della nave e recitiamo la preghiera del marinaio, ringraziando di un'altra giornata passata nella convinzione di essere stati utili al paese e nella speranza che la nuova giornata che sorgerà dopo la notte potremo fare il nostro servizio allo stesso modo e con la stessa passione. Grazie davvero per la sua intensa testimonianza. Grazie. Prego, grazie a voi.